Anche il massaggio all'addome è legato come un culto alla ricerca della perfezione fisica e della bellezza. Per molti è considerato un tempio dove custodire durante la vita tutte le nostre emozioni e sentimenti, visto che raccoglie anche parecchi organi vitali. Le nostre mani devono elargire amore avvolto da benessere, che scioglie tensioni, contratture causate da disturbi intestinali e coinvolgendo anche la massa grassa attraverso l'impastamento e il modellamento. Il caldo veicolo di contatto raggiunge corpo e anima. Non sempre è adipe, è anche gonfiore. Ecco perché favorisce la normale attività fisiologica intestinale, riattivando e riequilibrando la funzionalità, stimola la circolazione energetica dell'aria corrispondente al plesso solare, rassoda ed asciuga il tessuto, sgonfia ed elasticizza, placa le tensioni locali e contribuisce a rilassare la mente.
La mano è un organo prezioso, delicato, forte e robusto, perché è uno strumento di azione. La tecnica di massaggio della mano consiste nell'esercitare movimenti sulla pelle fino a sentire le ossa, proprio come il piede. Il massaggio piedi-mani si basa sullo studio della riflessologia e consiste in un gioco di depressioni e decompressioni, ritmica e regolare, decisa e profonda. Sia la sequenza che l'intensità del massaggio dipenderanno soprattutto dalle sensazioni e dalle intuizioni rimandate dal massaggio stesso. Il massaggio al braccio aiuta ad alleviare stress e fatica, visto che è sempre in movimento e costretto a sollevamento pesi e ad essere sottoposto a pesanti lavori continui, come portare la spesa, borse, lavoro al computer, lavori manuali e domestici. Muscoli, ossa e articolazioni sono strettamente collegati tra loro e collaborano in una perfetta armonia per il movimento del corpo. Quindi, se c'è una piccola infiammazione, anche il massaggio può dar fastidio, a volte anche dolore. Se la cliente presenta un eccesso di atipe e di ritenzione idrica, su persone che sono in menopausa o ipotiroidee, dobbiamo eseguire un impastamento sul braccio e scaricare il massaggio verso le ghiandole ascellari. C'è bisogno di conoscere anatomia, il funzionamento delle cellule, ossa, muscoli per rafforzare la pratica. Ma ricordate, lo studio da solo non funziona, non risolvi i problemi estetici, saranno poi i risultati a parlare.